Buonasera, bentornati tutti quanti sul canale di Bufera TV. Io sono sempre Cesio. Video domenica sera per un attimo chiedersi le idee su quello che sta succedendo. Nei giorni scorsi sono usciti diversi rumor riguardante Doctor Strange, multiverso, Spider-Man. Abbiamo sentito parlare del ritorno di Electro, che ormai è ufficializzato. Abbiamo sentito parlare anche del ritorno di probabilmente di Kirsten Dunst nei panni di Mary Jane Watson nella trilogia di Sam Raimi di Spider-Man. Dovrebbero tornare anche i due Spider-Man vecchi, ovvero il Spider-Man di Andrew Garfield, presente nei due Amazing Spider-Man, e lo Spider-Man di Tobey Maguire, invece presente nella trilogia originale di Spider-Man di Sam Raimi. E questo lancia una perplessità grossa. Sta arrivando il multiverso o è tutta una montatura falsa per farsi venire tutte le pippe mentali noi fan Marvel? Questo non lo so con concretezza, però analizziamo bene tutto quello che è successo. Electro, sappiamo che tornerà nel film, però Electro non sarà lo stesso Electro di Amazing Spider-Man. Infatti, Jamie Foxx ha affermato, o confermato così ufficialmente, che lui avrà un look completamente diverso. Credo molto più fedele a quello, al costume dei fumetti, quindi verde e giallo. Ci sta, ma se quello Electro non è lo stesso perché il loro design è diverso, allora un Electro presente nella dimensione di Peter Parker attuale, ovvero nell'universo di Tom Holland, oppure hanno preso il personaggio tipo l'hanno rievoluto perché non volevano che somigliasse quello di Amazing Spider-Man? Perché come noi sappiamo tutti, in Amazing Spider-Man 2 Electro è stato un villain troppo scritto male. Quindi io preferirei veramente che facessero una riscrittura del personaggio, dal fatto che cambieranno il costume, che Jamie Foxx ha voluto, con sue tuali parole, dire che darà valore al suo personaggio, potrebbe promettere anche qualcosa di abbastanza interessante. Però non capisco il fatto di Morbius avvoltoio, ad esempio. Noi tra l'altro abbiamo visto Morbius avvoltoio sulla scritta che vediamo nel trailer, dove c'è la foto di Spider-Man nella muraglia con Spider-Man dipinto e con scritto assassino praticamente. Quello Spider-Man non è quello di Tom Holland, ma è lo Spider-Man della trilogia di Sam Raimi, perché se vedete l'estetica del costume è quella. Quindi mi volete far capire che magari quello Spider-Man, cioè Morbius, appartiene all'universo di Spider-Man di Tobey Maguire, e quindi l'avvoltoio di Michael Keaton non è l'avvoltoio della dimensione di Tom Holland dell'MCU, ma è un altro avvoltoio addirittura, che è uguale, ancora scelto Michael Keaton per il ruolo. Però potrebbe essere sì che ci siano due avvoltoi, perché come sapete brevemente il multiverso è un insieme di altre dimensioni in cui possono anche comparire gli stessi personaggi ma in maniera diversa, oppure gli stessi personaggi in stile malvagio. Ad esempio vi faccio un esempio veloce. Di là, come è stato vociferato anche in un rumor di Doctor Strange e Multiverse of Madness, dovremmo incontrare tecnicamente Captain America, ovvero Steve Rogers, ma non lo Steve Rogers che conosciamo noi, lo stesso Steve Rogers, ma in versione Hydra, ovvero il Capitano America malvagio che era sotto il controllo mentale dell'Hydra, un po' Bucky. Quindi mentre Bucky nel nostro mondo è, e in questa dimensione diciamo che è diventato buono, dall'altra parte c'è stato un inverso, quindi Capitano America è andato sotto il controllo dell'Hydra e è diventato lo scagnozzo numero uno. Tra l'altro lui in quella dimensione guida proprio l'Hydra, e in un certo senso va anche a sostituire Teschio Rosso. Quindi tecnicamente i personaggi li possono trovare opposti. Oggi c'è tanta notizia, una voce di corridoio, a quanto pare potrebbe esserci la possibilità di vedere anche il Venom di Tom Hardy in Spider-Man 3. Perché questa possibilità è così più vicina a incontrare tutte le altre rumor in cui vedremo i Sinistri 6, i multiversi? Perché Tom Holland era stato confermato nel film di Venom, con una comparsa probabilmente. Però mi spiegate perché Tom Holland è nel film di Venom? Vuol dire che Venom in qualche modo è nell'universo attuale. Poi ricordiamoci un'altra cosa. Morbius e Venom sono dell'universo Sony, va bene? Però non dimentichiamoci una cosa. Morbius e Venom, tolti altri slittamenti, speriamo di no,
devono uscire prima di Spider-Man 3, perché Morbius è previsto per il 19 di marzo 2021 e invece Venom 2 al giugno 2021, se non hanno ulteriori slittamenti. Spider-Man 3 uscirà il 17 dicembre 2021. Queste sono le date americane, però attenzione, eh. C'è un lungo percorso da Venom 2 a arrivare a Spider-Man 3, ok? Quindi tendenzialmente io penso che Morbius e Venom saranno i due film che faranno capire bene in che direzione vogliono andare con Spider-Man 3. Perché se è vero che Tom Holland compare, potrebbe essere addirittura che Venom 2 anticipi e faccia la prologo agli eventi che accadranno in Spider-Man 3. Perché Tom Holland dovrebbe essere nell'universo di Venom? Non lo so. Multiverso? Probabilmente Spider-Man finisce nel multiverso già alla fine di Venom 2. Potrebbe essere la scena post-credit. Questo io non lo posso sapere. Però se questo dovesse accadere, vuol dire che in quell'universo, perché è lo stesso universo anche di Morbius, probabilmente Avvoltoio è finito in quell'universo. Oppure un altro Avvoltoio, non lo so. Riflettete su questa particolarità. La presenza di Dottor Strange implica due cose fondamentali. Uno, può cancellare la memoria a tutti quanti, nessuno si ricorderà mai più che Spider-Man, che Peter Parker è Spider-Man dopo il finale di Far From Home. Problema risolto in 5 minuti, ok? L'altro è che lui può spedire, per risolvere questa situazione, può mandare Peter in un'altra dimensione. Va bene? E in questa dimensione potrebbe essere che sia la dimensione dove sei il primo Spider-Man, quello di Tobey Maguire, o può essere la dimensione in cui sei quello di Amazing Spider-Man o quello di Andrew Garfield. Non sappiamo esattamente se andrà così, ma io sono convinto almeno l'80% che il multiverso sarà Tom Holland andare a cercarlo e non sarà il multiverso arrivare qui, nell'MCU, ma sarà Spider-Man che salterà in una dimensione opposta, ovvero arriverà nell'universo della Sony. Perché tutti i film di Spider-Man sono della Sony. Quindi Tobey Maguire e Andrew Garfield appartengono a quel mondo, a quello della Sony. Quindi può essere che Spider-Man faccia un salto in un'altra dimensione e arrivi nell'universo della Sony. E quindi incontrare tutti i personaggi della Sony, abbiamo visto le vecchie Spider-Man, tutti i suoi vecchi nemici. E questo implicherebbe anche il ritorno di Electro. Ma perché allora Electro non è allo stesso livello estetico di Amazing Spider-Man? Che i Marvel Studios l'abbiano fatto apposta per non far capire che quell'Electro è lo stesso di Amazing Spider-Man, visto il flop che il personaggio ha avuto, non si sa. È un bel casino, ragazzi, è tanta roba. Io da un lato sono veramente impaurito da quello che potrebbero fare, perché il multiverso è un tasto veramente delicato, ma se l'universo esploderà con Spider-Man, state tranquilli che in Doctor Strange la questione del multiverso verrà chiusa. Perché Multiverso Madness, secondo me, implica proprio il fatto che Dottor Strange dovrà trovare una soluzione alla follia creata del multiverso. Il titolo, secondo me, fa capire un po' male, pensandosi bene, perché il titolo di Dottor Strange è Dottor Strange in the Multiverse of Madness. Ma chi lo dice che Multiverse of Madness implica il fatto che la follia, della pazzia. La pazzia è proprio il multiverso che si è creato, quindi Dottor Strange deve sistemare questa cosa. Però noi sappiamo anche un'altra cosa, che se la questione WandaVision, tutti dicono che da Wanda scaturirà questo pericolo del multiverso, Wanda impazzisse, aprirà Varchi. Non lo so, ragazzi, se sarà proprio Wanda a aprire sta roba qui nel multiverso. Ricordiamoci che dovrebbe essere una serie chiamata Loki. Loki, alla fine di Endgame, scappa col Tesseract, il Loki del 2012 di New York, ricordatevi. Quindi, secondo me, Loki potrebbe anche creare un casino sulla linea temporale e aprire squarsi per altre dimensioni. Multiverso. Wanda, invece, implicherà quella pazzia della serie e l'andrà a iniettare su Doctor Strange. Tra l'altro dicono che il villain sarà proprio Wanda. Scarlet Witch sarà il villain di Doctor Strange. Ma continuo a pensare che questa follia che Wanda sta vivendo fa parte di Incubo. Incubo si vociferava tanto tempo che l'avremmo visto. Può essere che Incubo, appunto il demone dei sogni, possa aver influenzato la testa di Wanda. Appunto la fa credere che Visione sia viva, appunto la fa impazzire e diventare malvagia. A quel punto Doctor Strange nel Multiverso Madness. Il titolo sarebbe collegato. Quindi, ricapitolando, WandaVision, prologo.
Spider-Man esplosione possibile, ma possibile con grosso così, del multiverso. Doctor Strange approfondimento e chiusura di quel multiverso. Non so se il multiverso rimarrà aperto dopo Doctor Strange, perché è vero che da una parte l'unica soluzione per far entrare l'X-Men sarebbe proprio questa, il multiverso. Io l'ho sempre detto e accadrà esattamente così. Gli X-Men, i mutanti, arriveranno dall'altra dimensione. I Fantastici 4 no, perché i Fantastici 4 Kevin Feige ha appena dichiarato che, ha dichiarato tempo fa che li avremmo visti, ma erano sempre fatti parte delle missioni. Tutto questo tempo sono stati intrappolati nel Regno Quantico. È una stronzata, ok, è una scusa, è orribile, però si sta lo stesso. Quindi, fatemi sapere nel commento sotto cosa ne pensate di questa cosa di Spider-Man. Io sono veramente curiosissimo di vedere non solo Spider-Man 3, ma anche Venom 2 e Morbius, per capire appunto in che direzione vogliono andare, se è vero che ci saranno i Sinistri 6 via così. E iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollice in su, mi raccomando. Ciao a tutti, un bacio in pubblico e ricordate di seguirci su tutti i social e mi raccomando anche sulla pagina Facebook e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati su tutte le dirette live e sui video caricati.